telefoni con tessera. Continuano le proteste degli abitanti di Santa Maria al Bagno e dei primi turisti, che già cominciano ad assaporare gli inizi della bella stagione, in seguito alla decisione della SIP di sostituire le vecchie cabine gettoni con quelle nuove, ma meno efficienti, a scheda. Non è facile, specialmente di notte, poter reperire le apposite schede, con notevole disagio per gli utenti distratti. È giusto introdurre i telefoni a scheda magnetica, ma forse lasciare qualche cabina in più col vecchio gettone sarebbe comunque stato utile. Disinfestazione. La provincia ha stanziato 550 milioni da distribuire ai comuni per effettuare la disinfestazione. A Nardò sono stati assegnati poco più di 20 milioni. Anche quest'anno quindi si ripartirà in ritardo per distruggere le larve di mosche e zanzare, che bisognerebbe già da marzo-aprile intervenire con disinfestazioni mirate negli ambienti di sviluppo, acquitrini, canali e la grande vasca di depurazione di via Avetrana. Da noi interpellati, la Meridionale Disinfestazioni spiega che la prevenzione contro gli insetti può essere fatta dall'inizio primavera mediante la lotta biologica, vale a dire insetto contro insetto. Si tratta in pratica di un prodotto a base di spore vive di bacilli che, sciolte in acqua, bloccano la nascita degli insetti. Questi interventi hanno un costo maggiore, che viene però largamente compensato dai risultati migliori e dal fatto che non producono assolutamente inquinamento. Cattura eccezionale a Porto Cesareo. È stato catturato da parte dei pescatori di Porto Cesareo uno squalo di dimensioni notevoli. Si tratta di una verdesca di circa 3 metri di lunghezza, del peso di 2 quintali e mezzo. Dalle statistiche la specie risulta che non attacca l'uomo. Pulizia degli isolotti attestanti la costa di Porto Cesareo. Vediamo il servizio realizzato da Fernando Rao. Le riprese sono invece di Antonio Romanello. La Lega per l'Ambiente di Salice Salentino, Leverano e Porto Cesareo, insieme agli alunni della Scuola Media Secondo Nucleo di Leverano, hanno coordinato un'operazione di pulizia delle isolette situate lungo la costa di Porto Cesareo. Come si può vedere dalle immagini effettuate dal nostro operatore Antonio Romanello, si sono raccolti rifiuti di ogni genere. L'iniziativa è stata promossa allo scopo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e dell'amministrazione regionale e provinciale sulla pulizia di questi lidi, che purtroppo viene effettuata in modo scorretta e saltuario. Il coordinatore provinciale, Antonio De Giorgi, ha detto che la pulizia delle spiagge e degli isolotti non deve essere un fatto episodico, ma costante, e chiede quindi all'amministrazione provinciale un maggior controllo su come vengono svolti i lavori dalle ditte preposte a detti servizi. Ha detto inoltre che questa iniziativa vuole essere messaggio all'amministrazione comunale di Porto Cesareo sullo stato di degrado delle spiagge, che hanno bisogno urgente di pulizie e manutenzioni prima che abbia inizio la stagione balneare. Antonio De Giorgi ha concluso dicendo che l'amministrazione comunale non deve aspettare il volontariato per curare l'ambiente. Prendendo spunto da questa iniziativa degli amici di Porto Cesareo, Telecosmos nei prossimi giorni effettuerà un servizio filmato per constatare lo stato delle spiagge del territorio neritino, e ci auguriamo che la situazione sia diversa. Ancora un Apex da ascoltare, questa volta ci colleghiamo con Lorenzo Capone. Lorenzo Capone per TG Cosmos. All'ospedale di Nardò è necessaria la protesta e la polemica perché siano riconosciuti i diritti dei malati. Dopo un lungo battibecco di articoli giornalistici, gli amministratori della USL, senza esserne convinti e giustificandosi con scuse assurde,
hanno finalmente deciso da oggi di dare ai degenti dei vari reparti il pane fresco. Negando addirittura l'evidenza e attribuendo la durezza del pane a giorni addirittura incommestibile, al fatto che, leggo fra virgolette, il tempo intercorso tra la consegna dei fornitori e l'arrivo nei vari reparti, il pane fresco perderebbe la fragranza. Alcuni giornalisti oggi hanno sondato nei vari reparti per appurare la veridicità della protesta, ma oggi il pane è fresco. Ne scaturisce una domanda: è fresco solo oggi per i giornalisti oppure sarà sempre fresco anche per i malati? A voi la linea allo studio da Lorenzo Capone. È tutto per TG Cosmos, appuntamento a domani alle 20. Il programma delle manifestazioni organizzate per l'estate 1993 dall'assessorato al turismo di Nardò. Questa sera sarà inaugurata dal sindaco di Nardò Nicola Borgia e dall'assessore al turismo Cosimo Caputo la prima mostra dei prodotti della terra neritina. L'esposizione sarà presentata nell'area dell'ex camping di Santa Caterina e rimarrà aperta dal 3 al 7 agosto e potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 24. Nello stesso camping oggi prenderà il via la mostra della lavorazione della pietra leccese. La suddetta mostra è stata curata dall'Associazione Proloco di Santa Caterina. Prossimo appuntamento venerdì 6 agosto alle ore 21 con la presentazione della ristampa del libro Santa Maria al Bagno presso la sede dell'Associazione Proloco di Santa Maria. Per questa edizione è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, buonasera. Anche a Nardò si è costituita l'AVO, Associazione di Volontariato Ospedalieri, che ha lo scopo di aiutare il malato bisognoso di assistenza. Vediamo il servizio realizzato per TG Cosmos dal nostro inviato Lorenzo Capone. In molti casi si è costretti a dover impiegare un capitale per aver diritto a qualcuno che si interessi dei malati soli o abbandonati a se stessi. Svariate le lamentele per il disagio cui si è costretti quando si ha bisogno di assistenza. Per caos della sanità e davanti ai numerosi problemi, finalmente anche a Nardò nasce un'associazione a favore del malato. Infatti si è costituita l'Associazione Volontari Ospedalieri, animata dalla parrocchia Santa Maria degli Angeli e di cui ne è responsabile il dottor Rocco Luci. Dottore Luci, che cos'è l'AVO? L'AVO, come il nome stesso indica, è un'associazione di volontari ospedalieri, cioè che espleta la sua funzione esclusivamente a livello di reparti di ospedale. Nasce a Milano circa 15 anni fa ad opera del professor Longarini e si espande poi nel corso degli anni in tutta Italia, con una grossa rappresentanza in Campania, in Basilicata e adesso anche in Puglia, dove è già presente nelle province di Foggia e Bari e a Lecce, presso il presidio ospedaliero di Vito Fazzi di Lecce. Quindi adesso finalmente anche qua a Nardò, e ci rincuora anche il fatto che molto vicino a noi, a Galatina, si sta organizzando anche un gruppo di associazione di volontari ospedalieri. Quale prefigge l'associazione di volontariato ospedaliero? Lo scopo principale dell'associazione è quello di stare vicino agli ammalati ospedalizzati, in particolare a quegli ammalati che hanno particolare bisogno di assistenza e che a causa di vari problemi, siano essi problemi familiari o personali, non possono avere quell'adeguata assistenza, cioè intendiamo non assistenza dal punto di vista medico-infermieristico, perché il compito del volontario dell'AVO esula da quelli che sono i compiti specifici del personale preposto. Assistenza noi intendiamo, cioè dare un supporto in particolare morale, ecco, far sentire meno solo l'ammalato e poi dare anche qualche piccolo aiuto materiale, sia esso nell'aiutare a far mangiare il malato, nell'aiutarlo a far camminare, cioè questi piccoli compiti che purtroppo tante volte le carenze del personale ospedaliero non possono sopperire, cioè non possono portare alla risoluzione di questi problemi. Quanti sono gli iscritti e come avete fatto a reclutarli? Al momento la nostra associazione, quindi, che sta nascendo proprio in questi ultimi mesi, conta circa 40 volontari. Il reclutamento è stata fatta una campagna, diciamo, pubblicitaria, abbiamo fatto dei manifesti nel quale abbiamo invitato chiunque era portato a questo tipo di attività
spiegando che si trattava di un'attività di volontariato all'interno dell'ospedale, ad aderire. Nel momento in cui abbiamo avuto questa adesione abbiamo organizzato dei corsi che sono durati 10 lezioni, nei quali sono stati affrontati problemi più vari, da problemi direttamente collegati alla sanità a problemi di psicologia, diciamo, cioè abbiamo invitato anche uno psicologo, a problemi morali, per cui, cioè, finito questo corso, adesso siamo pronti per iniziare la nostra attività in ospedale. Essendo un medico e quindi un addetto ai lavori nel campo sanitario, oltre alla sua vocazione, da che cosa è stato spinto a prendere questa iniziativa? Ma a questa iniziativa io ho aderito in maniera molto con piacere nel momento in cui mi è stata prospettata, proprio perché vivendo direttamente a contatto con questi ammalati mi sono reso conto quanto è fondamentale, quanto è importante che l'ammalato non si senta solo, cioè che l'ammalato abbia qualcuno vicino e lo fa sentire, cioè non più solo, ecco, come dicevo prima, e questo, diciamo, come medico, e nello stesso tempo cioè, riesco a vedere come l'ammalato che non si sente solo reagisce molto meglio anche alla propria malattia e aiuta, diciamo, il volontario in questo senso potrebbe aiutare anche il medico nel cercare di risolvere quelli che sono i problemi dell'ammalato, quello che è il fine poi ultimo di un'organizzazione anche ospedaliera. Dottore Lucia, a chi bisogna rivolgersi nel caso in cui qualcuno volesse aderire all'associazione? Dunque, per aderire all'associazione ci si può rivolgere direttamente alla parrocchia Santa Maria degli Angeli o essere aiutati e accompagnati da uno dei volontari che ne fanno già parte. Ecco, noi puntiamo molto su quello che può essere una divulgazione fatta direttamente dai nostri associati o da chi ne viene a conoscenza, eventualmente anche dagli ammalati che hanno la possibilità di usufruire di questo servizio che a mio avviso è fondamentale. Dottore, avete delle spese di gestione da affrontare. Fino a questo momento come le avete affrontate? Ma per il momento abbiamo affrontato le spese, che non sono state poche, perché abbiamo dovuto fare uno statuto, quindi siamo dovuti rivolgere al notaio, cioè varie spese di materiale di cancelleria, cioè spese varie di stampa di manifesti, stampa di tessere, eccetera. E abbiamo sopperito, diciamo, a queste spese in primo luogo autotassandoci e facendoci dare un contributo anche da parte dei volontari. E in più dobbiamo ringraziare, cioè l'alta sensibilità della cittadinanza anche di Nardò e in particolare, cioè in modo specifico, delle forze dell'ordine e degli avvocati di Nardò, i quali hanno organizzato un incontro di calcio e hanno devoluto l'incasso dell'incontro di calcio alla nostra associazione. Quando pensate di iniziare ad operare nei reparti ospedalieri del presidio di Nardò? Dunque, noi dovremmo iniziare a giorni, ecco, non voglio dire data per scaramanzia, in quanto avevamo già deciso una data alcuni mesi fa che poi non è stato possibile, in quanto c'erano da risolvere dei problemi burocratici di autorizzazione con gli amministratori dell'ospedale. Finalmente questa autorizzazione c'è stata, per cui a distanza di 10 giorni al massimo inizieremo la nostra attività, che per il momento verrà espletata a livello di reparto di medicina e reparto di chirurgia. Nel momento in cui si allargherà il numero dei volontari, noi passeremo ad operare anche negli altri reparti dove ce n'è anche tanto bisogno. Un breve sollecito per sensibilizzare la cittadinanza neretina ad aderire a questa e magari ad altre forme di volontariato. Io penso che il momento che stiamo vivendo in Italia a tutti i livelli è molto importante, momenti di cambiamento, momenti di caduta di ideali, siano essi politici o ideali di vario genere. Ecco, è importante la spinta che sta avendo il volontariato in questo momento e io penso che in una società civile, in una società matura, è fondamentale e importante il ruolo che può avere il volontariato, in quanto dà un apporto proprio diretto e concreto nei confronti di una persona che soffre in quel determinato momento. Ecco, lo spirito proprio del volontariato è quello di far soffrire il meno possibile. In questi giorni sentiamo parlare in televisione l'alta opera che ha svolto il volontariato in occasione della tragedia che è successa a Firenze. Ecco, li hanno chiamati gli angeli della polvere. E speriamo di avere anche a Nardò gli angeli dell'ospedale, non che essi possano risolvere eventuali problemi che ci sono in ospedale o nella sanità, che però sicuramente possono dare un contributo a rendere più bella e più vivibile la nostra società.
Bene, ringraziamo il dottore Luci e intanto vorrei ricordare a chi interessa per chiedere delle informazioni si può rivolgere alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli o al seguente numero telefonico 56 83 11 nei giorni di lunedì e venerdì o addirittura presentandosi presso i locali attigui alla cappella dell'ospedale di Nardò. Lorenzo Capone per TG Cosmos, linea allo studio. Aria di crisi in casa di C. È ormai crisi profonda all'interno del gruppo consigliare della Democrazia Cristiana di Nardò. Già nel Consiglio Comunale del 24 maggio scorso, infatti, l'assessore al bilancio Fernando Bianco ebbe a criticare apertamente l'atteggiamento di alcuni consiglieri della DC, i quali, abbandonando l'aula subito dopo l'approvazione del regolamento del Consiglio, approfittando anche dell'assenza di altri consiglieri DC, impedirono il proseguimento della seduta. Nemmeno i partners della DC, socialdemocratici e PDSini, possono ignorare l'attuale stato delle cose. Il vice sindaco, l'avvocato Cosimo Caputo del PDS, infatti, per prendere atto della situazione venutasi a creare all'interno della Democrazia Cristiana, chiede l'assunzione di un forte senso di responsabilità da parte dell'intero Consiglio Comunale ed il superamento di sterili contrapposizioni che, paralizzando l'attività amministrativa, non consentono di rispettare alcune importanti scadenze, quali l'approvazione del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti, che sono condizione essenziale per l'erogazione della quarta rata dei trasferimenti statali. A proposito poi delle accuse di immobilismo mosse dall'opposizione, ricorda che un buon amministratore si distingue non per le contrapposizioni e le polemiche che riesce a sollevare, bensì per l'apporto costruttivo di fatti e di idee che riesce ad offrire alla comunità. È evidente comunque, conclude poi l'esponente del PDS, che questa situazione di stallo non può continuare a lungo. L'avvocato Giuseppe Bonsegna, capogruppo del PSI, partito che è sempre stato un fedele partner della Democrazia Cristiana nelle precedenti legislature, dichiara che la DC non può far pesare sull'intera collettività le difficoltà dovute a una crisi interna al partito. Chi ha la maggioranza assoluta, ammonisce il consigliere del Partito Socialista, ha il dovere di governare o quello di prendere atto che ciò non è possibile con ogni naturale conseguenza. Domani la salma del 29enne carabiniere nelitino Antonio Fontana. Antonio Fontana prestava servizio presso la caserma di Ponte Assieve in provincia di Firenze. Il decesso è avvenuto a seguito di un incidente stradale. Sembra che il Fontana, mentre percorreva a bordo della propria moto una strada nel capoluogo toscano, veniva violentemente investito da un'auto con targa straniera. Il Fontana veniva soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Adesso una dichiarazione rilasciata dal sindaco Borgia al TG Cosmos. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei ha rilasciato delle dichiarazioni tempo fa, un sindaco nell'occhio del ciclone, pare, recentemente. L'opposizione ha lanciato delle accuse, si è parlato anche di un sindaco abbarbicato al suo incarico, attaccato alla sua poltrona, veramente, al contrario di qualche assessore. Veramente, all'epoca dei romani, all'epoca dei cattivi, si diceva purché se ne parli. Insomma, questa è una battuta, naturalmente. Dico semplicemente che sì, abbiamo... non so se è creato dei diversi punti di vista, non dirò dei dissapori, che probabilmente la battuta potrebbe essere un pochino avvelenata, ma diciamo dei punti di vista differenti all'interno del gruppo di maggioranza dell'attuale coalizione di governo della città. È vero, si sono creati, nascono un po' di qua, un po' di là, delle esigenze probabilmente create dal desiderio di migliorare il governo, probabilmente create dal desiderio di sostituirsi a qualche membro della giunta. L'uno e l'altro, insomma, forse l'uno e l'altro. Due cose, forse più la seconda. C'è un gruppo però dell'opposizione che cresce col tempo, diventa forte. Sì, stanno crescendo, beati loro, io sono contento perché così finalmente mi metteranno nelle condizioni di trovare una dignitosa alternanza. Quando si potrà scegliere fra più persone che debbono darci il cambio, evidentemente ci si potrà scegliere il signor Da Fiore.
Senta sindaco, recentemente c'è stato l'abbandono dell'aula, questo risaputo da parte di alcuni consiglieri proprio della Democrazia Cristiana, che hanno approfittato magari di altre assenze e hanno impedito poi che si potesse proseguire. Ebbene, io so che prossimamente ci sono delle importanti scadenze per il Consiglio Comunale. Bisogna adottare i regolamenti di contabilità e i regolamenti di contratto, questi per ragioni di legge, perché altrimenti si rischia di avere la sospensione da parte degli istituti governativi delle erogazioni quadrimestrali dell'ultimo quadrimestre. Praticamente si potrebbe mai sia rimanere a secco con le casse comunali. No, capito. Quindi... questa è una minaccia precisa fatta proprio persino dal prefetto, che ci ha telegrafato in questo senso. Senta, ma siccome recentemente c'era, appunto, se non ero, stato un impegno d'approvazione completo da parte dei vari consiglieri della DC proprio per quanto riguarda l'assestamento del bilancio. Per l'assestamento del bilancio, che era la posizione di ordine del giorno, credo che fosse il numero 3, nella precedente riunione di consiglio. E però gli amici, non c'è stato... alcuni erano assenti, qualcuno non era in buona condizione di salute, il capogruppo mi aveva detto di non sentirsi bene. E infatti, avendo avvertito precedentemente di questa, diciamo, di questo suo subitaneo malore, dopo un po' di tempo dai lavori del Consiglio, a tutto il primo punto mi sembra che aveva anche assistito il capogruppo nostro. Dopodiché, insomma, il suo nonno, ottimo stato di salute, è vero, gli ha consigliato di dover abbandonare l'aula. A questo però si sono aggiunte alcune altre assenze. Altri consiglieri? Devo dire però che, per la verità, uno dei rappresentanti del gruppo più, diciamo, più intensamente attestato sulla linea, diciamo, di opposizione, al consigliere dell'anno e al consigliere Costa, il quale ultimo, per la verità, prima di uscire molto correttamente, dico, senza alzarsi in maniera villana, è venuto da me e dice: guarda, noi usciamo. Bene, senta sindaco, però ecco, lei ha già fatto riferimento a suo tempo allo strumento della sfiducia costruttiva. Sì, certamente, perché lo dice la legge. Io, caro avvocato, sono incondizionatamente abbarbicato al rispetto delle leggi. Non alla poltrona. No, per carità, quella è l'ultima cosa a cui pensiamo, per fortuna non siamo abbarbicati a quella cosa. No, dico abbarbicato alla servitù nei confronti della legge. Io parlo di servitù della legge, la legge si serve. La legge serve. Ho scritto da qualche parte tempo fa che la legge, nel momento, credo di averlo scritto nell'occasione in cui inaugurammo l'assemblea del Consiglio Comunale aperto, quando fu celebrato appunto il 5 aprile in occasione della giornata contro per la lotta contro, diciamo, la criminalità organizzata. In quell'occasione io scrivevo e leggevo al Consiglio che la legge, se è cattiva, si cambia, ma finché non si cambia si serve. Quindi non soltanto si obbedisce alla legge, ma si deve servire alla legge. Dura lex. Io sono uno spirito zelantemente proteso rispetto allo segreto delle leggi. Quindi se la legge ci dice che esiste un istituto, la legge 142, no? Sì. Ecco, esiste l'istituto della sfiducia costruttiva. Se i signori consiglieri comunali, siano essi dell'opposizione, siano essi della maggioranza, vogliono utilizzarlo ai fini di una sostituzione amministrativa degli organi di amministrazione comunale, ma viva Dio, possono farlo, e io mi alzerò immediatamente da quella famosa sedia a cui sono abbarbicato. A condizione che ci siano 16 consiglieri contro. La legge propone la sfiducia costruttiva con un minimo di 10 firme di proposta, certo, e con un minimo di 16 voti di accoglienza. Ecco, e quindi. Quando ci sarà, io sarò pronto. Sono pronto anche prima, intendiamoci. Questo è nella linea della formalità rigida, avvocato, perché questo è il problema che probabilmente ci divide nelle interpretazioni degli atti e delle nostre condotte e dei nostri comportamenti, come devo dire, amministrativi. Cioè, io non è che rifiuti di andare via, questa, ripeto, è l'ultima cosa. Io rifiuto le inezie, rifiuto le rocambolesche accuse, le non voglio dire le faziose interpretazioni dei fatti, ma dico le interpretazioni
occasione dei fatti piuttosto singolari, piuttosto non totalizzanti, non globali, che non appartengono alla maggioranza. In altri termini, la democrazia, caro avvocato, è fatta anche attraverso la conta dei numeri. Se io mi accorgo di essere uno di fronte ai 30, di fronte ai 30, o due di fronte ai 30, sono troppo poco, è vero, questi numeretti, uno o due di fronte a 30, allora in quel caso uno è pregato di prenderne atto, no? Certo. Ma nel momento in cui queste cose stanno ancora così in aria o stanno a mezz'aria, si definiscono e poi si passa alle sostituzioni. D'altra parte, sostituendo amministratori e sindaci non si serve la città. La città si serve stando seduti al tavolo di lavoro e sudando le proverbiali sette camicie. Se la città, il bene della comunità. Questo vuole la città. E però la città ha bisogno di due cose: delle condizioni politiche e dell'abnegazione dei politici. Se ci sono queste due cose, non vedo perché la città non debba essere servita. E non vedo perché la città non debba essere servita scrupolosamente, rilevantemente, come dicevo un minuto fa. Senta, sindaco, siamo in conclusione. Prego, mi dica. Ecco, da qualche parte si è detto che lei farebbe agitare lo spauracchio della legge 81, in pratica via il sindaco, via l'intero consiglio comunale. Ecco. Ecco, guardi, io per la verità non agito lo spauracchio della numero 81. Io invoco la legge 81, cioè per me l'applicazione della legge 81 prima si fa, prima diamo un servizio alla città, perché la legge 81 che cosa dice? Dice: egregi cittadini che mi state leggendo, voi avete di tempo 12 mesi per applicarmi. Coloro i quali votano applicano subito questa legge, coloro i quali votano in prosieguo la applicano entro un massimo di 12 mesi. Noi dal 25 marzo, data della pubblicazione della legge numero 81, abbiamo di tempo 12 mesi, quindi il 25 marzo del 1994 abbiamo l'obbligo, dico l'obbligo, di applicarne tutti gli articoli. Se questo viene anticipato, noi facciamo servizio alla città. Questo, anzi, l'anticipazione di questa lettura e applicazione della legge non dovrebbe fare altro che sorridere agli amici che, diciamo, tra virgolette, sono opposizione interna, perché loro non fanno che protestare in continuazione di essere amici della verità, amici della novità, amici dell'avvenire, amici della trasparenza. Se è vero, applichiamo la legge 81. Ma attenzione, non applicare la legge numero 81 per consolidare il nome e la persona del sindaco attuale sugli attuali scranni del comune. Ma in più, applicare la legge numero 81 perché un minuto prima di essa applicazione si trovi uguale consenso e uguale stima su una persona qualsiasi fra i 30 del consiglio, perché fatto un minuto dopo non si farebbe più in tempo. Non so se lo vedete. Sì, certo. Perfettamente. Senta, sindaco, un'ultimissima domanda, velocemente. Come vede il futuro di questa giunta? Ma guardi, noi abbiamo lavorato con serenità e con tranquillità. Qualunque sia il destino, non ci sconvolge. Ci dispiace non servire. Nel momento in cui saremo posti in condizioni di servire da qualunque posto di responsabilità, noi non ci siamo candidati come sindaci, ci siamo candidati come consiglieri. Gli assessori che sono assessori oggi in giunta si sono candidati come consiglieri. Ecco, per cui mi stupisce che molti di noi, è vero, vogliano a tutti i costi interpretare ruoli diversi da quelli attuali. Domani mattina possiamo cambiare, l'importante è servire da qualunque posto di responsabilità, ma soprattutto dal posto di responsabilità che ci ha conferito la cittadinanza, eleggendoci consigliere comunale. Il consigliere comunale ha su di sé un'altissima responsabilità e credo che si debba soprattutto sottolineare questo concetto, perché oggi come oggi, e con la legge 142 e con la imminente applicazione della legge 81, il posto di consigliere comunale viene altamente valorizzato, tant'è che la 81 fa una sorta di discriminazione totale, assoluta, fra sindaco e assessore da un lato e consiglieri dall'altro. Chi fa una cosa non può fare l'altra. Benissimo, sindaco, io la ringrazio molto anche per conto dei telespettatori di Io sono sempre a disposizione. We'll be right back.